E andiamo subito ad ascoltare le parole di Pradenio. Il post partito, alcuni colleghi hanno provato a carpire di più anche per quanto riguarda la questione mercato, in primo luogo Quadrado, appunto sull'asse Fiorentina-Chelsea. Oggi c'è stato anche l'attacco, è un grande Mario Gomez. Siamo contenti che Mario abbia preso la via del gol, calciatore importante dentro l'area di rigore, si fa sentire, si è messo in mezzo ai due difensori centrali, quello che gli aveva chiesto il mister, ha fatto faticare tutta la difesa della Roma. Fiorentina gioca bene, però questa è la cosa importante, è vero che poi bisogna vincere le partite, però le vinceremo. Allora, gli attaccanti li abbiamo presi, ce l'abbiamo, li abbiamo presi, a centrocampo siamo un po' cortini, eh. Siamo Cortini, adesso rientra anche Alberto Aquilani che è stato fermo questi 10 giorni e da mercoledì è nel gruppo, perciò siamo giusti, siamo in tanti anche lì, la squadra completa. Quindi non c'è un pressing di Daniele Pradè per gli ultimi 10 giorni? No, no, noi adesso ci dobbiamo concentrare su tutte le partite che vengono e ci dobbiamo concentrare a cercare di mandare a giocare qualche calciatore, quello E sicuramente. su Londra ci concentriamo? Su Londra ci concentriamo, certo, sia per la partita col Tottenham. Beh, belli dribbling, eh? Io dicevo un'altra cosa però. No, non la prendo neanche in considerazione, ne abbiamo parlato già talmente troppo che non vale la pena ritornarci. Su Babacar ci sono novità, incontri in previsione? Babacar sta facendo il suo, il ragazzo che lavora bene, ci stiamo parlando come parliamo con tutti, l'avete visto col contratto di Savic, perciò andiamo avanti per la nostra strada, con il nostro lavoro e cerchiamo di fare il meglio, quello sicuramente. Direttore, c'è qua un po' di timore per Quadrado che arrivi un'offerta all'ultimo minuto che possa andare via. Ma io non ci voglio neanche pensare, veramente penso a giorno dopo giorno, penso già a sabato alla partita col Genoa. In pratica Pradè dribbla i giornalisti non rispondendo alla domanda su Quadrado. Quali Perché? sono gli Ma perché non ultimi, dipende nemmeno? Perché non aggiornamenti? dipende neanche più Da totalmente loro. dalla Fiorentina. No, Bravo. Quindi io perché? credo che questa volta possa partire davvero. Perché la Fiorentina non farebbe più opposizione. Però condizione sine qua non i 35. Ma anche 33, poi posso chiudere, 33, 32, cioè la clausola rescissoria serve, è molto utile per poter dire al calciatore e al procuratore non venite da me, andate da chi vi può dare i soldi e poi presentatevi con questa offerta, è inutile andare poi a iniziare un discorso di ricatti con la società. La clausola rescissoria serve anche alla società. Per dire, per esporsi a un rischio, come sta correndo la Fiorentina, che indipendentemente dalla propria volontà arrivi una squadra e ti possa prendere un calciatore a metà del campionato che tu ritieni comunque fondamentale per il tuo progetto. Però Cristiano, c'è un però, sì. tutto bene, ma se io ottengo 35 milioni il 2 di febbraio, Sì. cioè, perché finisce il 3, il No, no, va bene, mercato, Michel, ma io non dipende da te. devo avere, lo so che non dipende da me, però devo tutelarmi nel senso che ci deve essere un piano B per cui se arrivano tutti questi soldi io so già nell'immediato come Questo non riutilizzarli. c'è, non esiste, perché nei 35 milioni evidentemente la Fiorentina ha messo anche la probabile seccatura che all'ultimo minuto ti venga qualcuno e ti prenda il calciatore a 35 milioni e tu non abbia la possibilità di Vabbè, rispenderli, ma con a cui? meno che non è stata messa una clausola e dire dici No, o questo può a avvenire meno che entro una settimana della fine del cioè, mercato. o a Se sono meno stati che tu abbia già furbi hanno preso fatto accordi con questo. un'altra società perché vuoi giocatori XY e XY sa che se alla Fiorentina scatterà la Ah, mi clausola sembra troppo rescissoria, complicata questa, no, cioè è te complicata, dovresti nel senso sapere degli bisogna altri poi. tutelarsi, no, nel senso di intraprendere delle trattative che ti portino a rafforzare la squadra con quei soldi che eventualmente dovessero arrivare dalla clausola rescissoria. Questo Non so se... era accaduto, mi perché... sembra, quest'estate, quando la Fiorentina, senza firmare un documento, aveva messo una specie di clausola rescissoria entro un determinato periodo. So, poi negli ultimi 10 giorni di mercato chiuse di fatto le porte alla cessione di Quadrado, ma allora serviva come manifesto alla stagione, agli obiettivi della squadra, a dimostrare a Montella che comunque la società non voleva cedere i calciatori più importanti. Adesso, dopo 5 mesi, è inutile negare che Quadrado non sia più lo stesso e per quanto mi riguarda, siccome io quest'estate e anche prima avevo fatto una battaglia affinché la Fiorentina facesse di tutto per trattenerlo, da adesso mi prendo un impegno qui a Viola Express, non farò mai più una battaglia per i calciatori
calciatori che non sono convinti di rimanere. No, non ce l'ha. Tu hai fatto benissimo, ma io non la farò più perché è contro. Ma no, ma è contro l'interesse. Certo, lo so, Michel, ma tanto non glielo, restano scontenti. Restano scontenti, non c'è nulla a fare. Non sono più gli stessi. Parlavamo anche di bilancio prima, di questioni di fair play, 35 milioni che insomma di cui rientrerebbe la Fiorentina, che sono i soldi che sono stati poi 35 milioni parte servirebbero per rimettere a posto i conti, perché appunto per questioni di bilancio, però un'altra parte va utilizzata per il rafforzamento della squadra, che perde un elemento che magari non avrà rispecchiato le attese, come dice Cristiano, ma che anche pur sempre un giocatore di gran livello, un giocatore che agli ultimi mondiali è stato fra i primi. Mourinho dice di no, però. Il danno tecnico per la squadra dalla partenza di Cuadrado è indubbio. E quindi ci deve essere la possibilità. Andiamo velocemente anche dai tifosi. Innanzitutto Fabio, il presidente della Viola Club di Comano, i tifosi, insomma, te in rappresentanza dei tifosi, lo lasceresti partire Cuadrado? Vorresti che la sua partenza? Sì, in anche questa, perché in questo momento, se un giocatore non è convinto di rimanere, e Cuadrado mi sembra che quest'anno abbia preso a giocare in modo un po' troppo egoista, mi sembra un po' fuori dalla squadra, e quindi, come diceva appunto Cristiano Puccetti, se un giocatore non è più convinto è giusto che parta. Anche se io vi pongo questa domanda: ma a gennaio siete sicuri che c'è una squadra disposta a spendere 35 milioni per Cuadrado? No, non siamo sicuri, infatti. Mi sembra un po' strano. All'estero hanno altri parametri, cioè hanno tanti più soldi, perché cioè, gli arrivano da una serie di voci che nei bilanci delle squadre non esistono neanche. Cioè, alla fine cioè, le magliette che possono vendere di Cuadrado possono coprire almeno il 10% della sua cessione. Perché non ci sono i baracchini che vendono i tarocco, cioè, sono tutte maglie ufficiali, quindi quelle che comprano sono maglie ufficiali. E poi tu prendi un calciatore che, diciamo, è vero, il campionato italiano è un po' declassato, ma lui è un calciatore che fa la differenza veramente, e la farebbe anche a livello europeo. Lo metti in Inghilterra, dove i difensori sono ancora peggiori dei nostri, perché in Inghilterra hanno grandissimi campioni ma le difese sono mediocri, e poi prendi un calciatore che puoi schierare da domani in Champions League, per esempio. Cioè Chelsea è primo, sta gestendo comunque abbastanza bene i tentativi di rimonta del City o delle altre squadre, andrà a vincere la Premier, c'ha la Champions comunque su cui puntare tanto, hai un giocatore pronto, perché giocatori di un certo livello che non hanno fino a questo momento fatto la Champions con un'altra squadra si trova pochissimi. Cioè, mettiamo che il Chelsea si è messo in testa di puntare alla Champions quest'anno, non può attingere da nessuna delle squadre che hanno già militato in Champions, può essere un'opzione. Ma tu sei sicuro che il Cuadrado nel Chelsea di adesso sarebbe titolare? Io credo, ecco, siccome nel Chelsea di adesso ci sono due o tre calciatori che hanno il posto da titolare, io credo che il Cuadrado nel Chelsea di adesso possa giocarsela tranquillamente alla pari con altri calciatori per giocare titolare o in Premier o in Champions League, perché insomma Mourinho li spreme, li fa girare. Certamente, può fare, ma è una cosa che mette in conto anche lui, insomma, d'altronde a volte la fa anche Cristiano, Rodriguez. 35 milioni in liquidità o anche presa in considerazione e accettata dalla Fiorentina una contropartita tecnica? Guarda, io non ti posso parlare di Salah perché è stato molto avvicinato. Molti ne parlano senza sapere che giocatore sia, quindi io non so che giocatore sia, e quindi è un calciatore che, voglio dire, si è visto pochissimo sugli schermi nazionali e internazionali, quindi non so che cosa possa valere, e su questa domanda preferisco non risponderti e dirti una banalità. È non un so, promettente, ma ancora non so, insomma, che fare, valutazione però dare a Salah, se prendere 20 più Salah, 25 più Salah, non lo so. Nota di demerito perché non segui il calcio svizzero con il Basilea, nota squadra. Vabbè, allora ci saprà rispondere benissimo a questa domanda Michelisimo. No, infatti, è un giocatore valido, molta fantasia, trequartista, lo chiamavano un po'
il Messi delle piramidi, ecco, perché è egiziano. Sì, lui, sì, sì. Porta male sta cosa delle piramidi, perché iniziarono con è andato a Chelsea dove non ha fatto, perché Basilea ha fatto bene anche in Coppa dei Campioni, è andato a Chelsea, credo abbia giocato 6 partite, di cui 2 in campionato, 2 e le altre 4 nelle varie coppe. Quindi, certo, potrebbe essere, siccome si è parlato anche di un interesse della Fiorentina, si è parlato, qualcuno l'ha scritto, insomma, potrebbe essere un qualcosa di più, ma adesso con l'arrivo di Diamanti mi sembra che i giocatori di questa tipologia possono essere poi chiaramente essere scartati. Era un fuoriclasse in campionato svizzero, perché vedete, cioè, se, è vero, l'ho detto, sono messo a ridere, ma è una domanda seria. La Fiorentina, in tutto questo tormentone di Cuadrado che va avanti da un anno, ha sempre detto di rifiutare qualsiasi contropartita tecnica, sì, e di mirare unicamente ad avere dei bei soldoni sonati. Bisogna vedere però. Sì, ma guarda che le cifre di cui si sta parlando a noi forse fanno effetto, ma specialmente in Inghilterra, io vedo a volte ci sono dei trasferimenti di difensori a prezzi esorbitanti, quindi evidentemente è un calcio ricco, è un calcio che ha disponibilità al di fuori della norma. Poi anche lì ci sarebbe da discutere sul fatto del fair play finanziario, perché se si va a estendere a livello europeo, se le norme previste dovessero essere rispettate, ci sarebbero squadre ben titolate che non dovrebbero più partecipare alle coppe europee, il che sinceramente mi sembra molto strano. Vado dai tifosi, prego. Volevo dire io, no? Il fatto di aver preso Diamanti, secondo me... Presidente della Sampdoria. No, mi scusi. Mi diano che Peppe Grillo. Assomiglio troppa gente. Volevo dire, no, secondo me il fatto di aver preso... Tra l'altro tutti un po' bizzarri, comunque. Come, anch'io? No, non lo so. Dico, confermi. Sia il presidente Ferrero che Peppe Grillo, comunque un po' bizzarri. Piace. Prego. E volevo dire, secondo me il fatto di aver preso Diamanti già è una specie di piano B nell'eventualità che venga ceduto Cuadrado. Se però, cioè, e a me mi va bene, perché sarebbe una perdita grave logicamente, però ci sarebbe già stato un piano B, diciamo così, comprensibile secondo me, perché se un piano B deve essere quello di aver preso per esempio come vice di Pizarro Badel, allora l'è meglio che la Fiorentina la venda Cuadrado e la non ricompri nulla fino alla fine della stagione, cioè io la penso in questa maniera qui, cioè se si deve comprare tanto per comprare e per dire un piano B serio dove ci può essere un giovane magari di belle speranze che si può prendere, va bene, ma tanto si deve prendere un altro Badel, tanto per dire si spende 5-6 milioni così. Ma fate un punto interrogativo. Volevo importantissimo, è la condizione di Diamanti. Perché questo è arrivato e di Gilardino. Gilardino dice oggi che si è già messo bene, allenato con la squadra. Anche Diamanti diceva. Diamanti, insomma, qualche chilettino in più. Qualche chiletto ce l'ha. Ce l'ha, ecco. Quindi purtroppo non sono pronti, secondo bisogna me. Bisogna considerare che sono due calciatori che nella loro testa è come se avessero già smesso di giocare, avevano temporaneamente smesso di giocare, perché uno che quando ci deve andare in Cina, tu. Esatto, anche se ovviamente privilegia l'aspetto economico della situazione e non è detto che un calciatore a 31 e a 32 anni debba pensare a quello, però ognuno fa le proprie scelte. Due calciatori nella testa avevano già smesso, che loro si erano ritirati dai campionati di un certo livello per andare in Cina, diciamo, a campare di rendita, sinceramente, perché era una squadra che stradominava il campionato e ha vinto la Champions League asiatica e quindi, diciamo, avevano fatto un'operazione puramente economica. Adesso si sono pentiti. Questo è avvenuto prima per Diamanti e per Gilardino, vogliono rientrare, rientrano in una squadra che ha un posizionamento alto nel campionato italiano. Trovarli pronti subito credo sia una cosa impossibile, perché prima hanno smesso di testa, poi hanno smesso un po' di fisico, poi sono stati 2-3 mesi senza allenarsi, entrano in bagarre piena quando il campionato è nella fase cruciale, ecco, trovarli pronti è una parola grossa. Ora, magari bisogna lavorarci. E invece Badel era
fare pronto, quando le venuto. Badel forse non sarà pronto neanche fra 6 mesi, questo è un altro discorso. Però vedi, per esempio, quando la Fiorentina si trovò a fare un'operazione che può essere paragonata simile a questa di Cuadrado, e cedette Nastasic e prese per resto Savic, sì. Cioè dice diamogli via uno e prese Savic, la Fiorentina lì potette scegliere. O forse fu consigliata bene, ma so che voglio pensare che abbiano messo del discrezionale in questa scelta e fece una grande operazione. No? Adesso se la Fiorentina, cioè se il Chelsea dice guarda l'unico che può venire a Firenze è Salah, è un discorso, ma se la Fiorentina ha detto, dice no, aspetta un attimo, dice io posso fare, sì, prendere 25-20, prendo Salah e fare un'operazione all'Anastasic, allora il discorso diventa un altro, perché trovi uno caricato a 1000 che era snobbato, che forse si sente respinto da un campionato maggiore. Ti privi di un calciatore sicuramente determinante, ma che ormai insomma si è messo in testa di risolvere le partite da solo, quando dovrebbe darla non la dà, la dà quando non la dovrebbe dare, e quindi c'è evidentemente... Ma te lo daresti via anche senza nulla? Io lo darei via perché non sopporto la gente, i calciatori in questa fattispecie, che controvoglia si esprime e giochi in campo. Ma non è più determinato come prima, non è più così volto come prima, che se mette su Twitter Forza Viola, ho capito, e dico sì, lui si è fatto l'idea dopo il mondiale di andare in una grande squadra, ancora ce l'ha, e il procuratore lo sobilla, è tutta una storia, capito? Hai già cominciato a informarsi su chi può pagare 35 milioni, allora ne puoi fare a meno. Ma te hai una squadra che deve star lottando per l'Europa, e di punto in bianco gli togli un giocatore che piaccia o non piaccia, ma è un giocatore di una valenza notevole, quindi non sarà, ripeto, a livello. Ma ti pare che io voglia vendere Cuadrado? Ma bisogna essere realisti, Michele. Ora non lo puoi dare via. Ora non lo puoi dare via. Ma a meno che per me il problema... Diamante non rientri in una condizione stratosferica, e allora ha ragione il nostro amico. Diamante era il piano B che ha anticipato la cessione di Cuadrado, però deve essere Diamante ad altissimi livelli, e questo posso? È tutto da vedere. Alberto, allora secondo me per un minor rendimento di Cuadrado di quest'anno non dipende dal fatto che lui sia giochi controvoglia, purtroppo per motivi ormai noti è l'unico giocatore che si può adattare a fare la seconda punta e non è assolutamente il suo ruolo. Se te guardi, anche quel voler strafare è indice di impegno, i risultati sono abbastanza modesti perché prima o poi batte la testa contro l'avversario o gli portano via la palla, ma se tu vuoi, sotto certi aspetti è anche un gioco rischioso, perché lui facendo quello che cerca di fare e non gli riesce mette a rischio anche le gambe, e quindi teoricamente... Ma ieri quanti falli ha subito? Sempre. Quindi non è che lui gioca controvoglia, lui purtroppo si trova a dover fare la seconda punta, non è il suo ruolo, può quindi adattarsi, fuori ruolo. Lui è un esterno micidiale, perché lui sull'esterno salta l'uomo, apre le difese e può essere utile a qualsiasi squadra al mondo. Come seconda punta è molto ridimensionato, si impegna secondo me anche troppo, rischia, ma il risultato è abbastanza deludente. Tra l'altro non dimentichiamoci, cioè in un'ipotetica squadra di livello come il Chelsea in Inghilterra, cioè fa finire le squadre avversarie in 8-9 calciatori, perché sì. Voglio dire, lui sta in una dimensione dove per far ammonire il proprio avversario deve subire 3 o 4 falli di un certo livello. Se in Inghilterra trova degli arbitri compiacenti, nonostante quello che dica Mourinho, con la squadra di vertice, cioè gli avversari finiscono matematicamente in 9 tutte le partite, quindi comincia a essere determinante sotto un altro punto di vista. Avete visto quanto ha corso? Sì, chi andava a pressare alto sui difensori della Roma? No, ma va benissimo, ma è vittima lui. Quanto cambierà la Fiorentina nel caso in cui partisse Quadrado? Secondo me, se non ci... Ripeto, Diamante rientra a livelli incredibili e allora... Tra un mese? Oppure... Perlomeno un mese. Ci vuole... I soldi che dovrebbero arrivare da Cuadrado in qualche modo vanno investiti. Per questo dico che non si può fare l'ultimo giorno. Anche se io credo che personaggi come Masià siano talmente esperti e conoscitori del mercato del mondo...
che forse qualche soluzione importante la potrebbero trovare. O l'hanno già trovata. Tutto dipende dalla volontà di poter spendere o meno certi soldi. Abbiamo parlato anche di Gilardino, ricordiamo che insomma era già noto, ma ufficialmente è da oggi un giocatore della Fiorentina, è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Ma Diamanti, Gilardino. A Firenze e sono ben felice di essere qui. L'ultimo gol, si ricordava prima Sergio Facetto, su un assist di Vargas con la maglia viola, ritrovi parte insomma di quel gruppo comunque. Sì, una piccola parte sono rimasti e quindi ritrovo lui, Pasquale e altri giocatori, ritrovo mio amico Alino e quindi mi fa molto piacere essere tornato, ho una grande voglia e saluto e ringrazio la società, perché sia il presidente che tutto lo staff mi ha voluto, quindi e poi ringrazio e saluto tutti i tifosi viola. Senti, la storia tua con la Fiorentina si era interrotta per un attimo, diciamo nel 2012, prima di riprendere 3 anni dopo, però sono arrivati oltre 50 gol, qui hai festeggiato il tuo 200° gol addirittura in carriera, quindi sicuramente gli stimoli sono per fare bene sul campo innanzitutto. Sì, assolutamente, gli stimoli sono fondamentali e ne ho tanti, ho una gran voglia di rimettermi in gioco in Serie A, sono stato 5 mesi via dall'Italia, però ho grandissima voglia, mi sento bene fisicamente e quindi mi piacerebbe raggiungere il 200° gol in Serie A con questa maglia. Senti, a proposito della parentesi in Cina, hai detto anche tu con Diamanti, che tipo di campionato è stato, come è stato anche essere allenati di nuovo da Lippi? Beh, per me è stata un'esperienza molto intensa, molto veloce, sono stati 5 mesi e sono arrivato a luglio e a fine novembre è finita questa avventura, perché è finito il campionato, abbiamo vinto il campionato, è stato un altro tipo di esperienza, però bella, intensa, faceva molto caldo, molto umido, però è stato bello provarlo. Cosa sogni e cosa speri insomma già da domani? Beh, domani sarò allo stadio a tifare per la Fiorentina, per i miei compagni e spero davvero che possa essere una bella partita, che possiamo fare una grande gara e vincere. E sono punti importanti, e la Fiorentina è una grandissima squadra con giocatori di grande qualità e quindi dobbiamo pensare a vincere più partite possibile. Gilardino, atto. Queste le prime parole di Alberto Gilardino al ritorno in maglia viola. Andiamo a vedere però anche le cessioni della Fiorentina. Ricordiamo Marin, ricordiamo anche Brillante che è approdato ad Empoli in prestito con diritto di riscatto. Questi i possibili nomi che potrebbero partire da Firenze. Ricordiamo insomma ancora il pressing del Milan su Pasquale, anche se sembra aver trovato comunque un'alternativa nel caso in cui Pasquale non arrivasse. Vedo che tu hai dato per certo lì nella colonna di sinistra possibili cessioni. No, diciamo che possibili cessioni. Abbiamo Pasquale, possibili Vargas Pasquale. E Cuadrado. Cessioni, diciamo, noi abbiamo inserito nella voce cessioni i giocatori che la Fiorentina vorrebbe sicuramente far allontanare da Firenze. Certo. Speriamo almeno 4-5, sono Lazzari, Lamdaoui, Jakovenko, Ilicic. Neto sarebbe un jolly riuscire a ricavare qualcosa, ma insomma mi sembra improbabile. Lui c'è già, avrà un accordo con qualche squadra per svincolarsi a zero, ormai si mette in conto i 6 mesi di inattività e poi si metterà i soldi del cartellino nell'ingaggio come tutti gli altri. Però quelli, per dire, di Lazzari, Elamdaoui, Jakovenko e Ilicic sono soldi buttati via. Cioè, quindi io auguro alla Fiorentina di riuscire a trovare qualche benefattore che si prenda in carico questi calciatori. Così come Ilicic ti rifiuta tutte le destinazioni, perché è un muro contro muro. Ti risulta, ed è prevedibile, però un pressing proprio insomma negli ultimi giorni, nelle ultime ore nuovamente della Fiorentina su Ilicic per cercare di far accettare al giocatore la destinazione Bologna? Ma quello sicuramente c'è. Corvino, ma la Fiorentina fa pressing, sta tentando di riuscire ad avere, certo, il giocatore. Perché Corvino è convinto che il calciatore, oltre a fare la differenza in Serie B, la possa fare anche in Serie A, quindi evidentemente è una scommessa tutta sua. Però la Fiorentina fa pressione su Ilicic, non perché vada a Bologna, perché vada via da qualche parte. Sì, però, il problema è che lui si è messo in testa
però l'offerta del Bologna è migliore per certamente, quanto riguarda la Fiorentina rispetto ad altre squadre, come, come cartellino, ma non ma se si lui sa rimanere, come, se vuole rimanere in Serie A, lui aspetta il Torino e Torino lo sa, per esempio, e quindi fino all'ultimo cerca di risparmiare sui soldi. Poi Cairo non è stato mai sempre, cioè non è mai stato un presidente molto munifico, anzi, sempre se poteva risparmiare 1000 lire si ingegnava, quindi non è che conta una, due, tre partite, aspetta l'ultimo giorno di mercato e prova con qualche scamotage. Lui vuole il prestito. Lui vuole il prestito, cioè, ma vuole il prestito con un riscatto già fissato, come tentò di fare con Ljajić. Il Torino a un certo momento, cioè, l'agosto di 2 anni fa, aveva preso Ljajić con un in prestito, con un diritto di riscatto ridicolo, avrebbe fatto una grandissima operazione. Ecco, tenta di rifare la medesima cosa a un prezzo più basso. Vediamo se la Fiorentina vorrebbe dare il miglior offerente. Se il miglior offerente è in Serie B, non c'è niente da fare. Si parla di circa 6 milioni per quanto riguarda il Bologna. Sì, Bologna ora ha molti soldi, deve centrare assolutamente la promozione in Serie A e quindi deve mettere anche qualcosa di più sul piatto a un calciatore che gioca in Serie A. Per convincerlo a scendere in Serie B, probabilmente per qualche mese, ma insomma è un declassamento che molti cercano di evitare, ecco. Torno dalla curva Fiesole, Luigi Ricci. No, vabbè, se si parla ora di cessioni da quelle due colonne, te lo sai benissimo perché è già la seconda o terza volta che vengo qui e la cessione di Ilicic, cioè, mi dispiace, per me sarebbe, all'inizio del campionato ho detto sarebbe stata la rivelazione, lo è, perché, però è negativo, lo è stato negativo, non lo so perché, secondo me è un giocatore forte, messo nel suo ruolo, abbiamo aspettato tanti giocatori, potevamo, a mio parere... Qual è il suo ruolo? Ma io l'ho visto giocare e diciamo come era, abbiamo aspettato Gomez per le palle in profondità e potevamo forse farlo anche con lui, certo lui ci doveva mettere del suo. Quindi c'è dietro una punta, dietro due punte? Io penso sì, dietro o una o due punte a seconda come gioca Montella, insomma l'allenatore, però non è così scarso come lo vogliamo far passare secondo il mio giudizio. No, certo. Ecco, c'è però lui si è comportato in una certa maniera e secondo me non è stato molto aiutato. Non penso la cessione di Pasquale, sinceramente io fino a fine campionato penso rimanga. No. A volte sono dei calciatori che non riescono proprio a esprimersi in determinate squadre. Cioè, sì, però devono essere anche aiutati dalla società e dal pubblico e da tutti quanti. Ma se la squadra ha una determinata conformazione che diciamo li esclude da una collocazione tattica interessante nel gioco, è impossibile, guarda. Cioè, sì. Poi lui può andare in una squadra e cambiare il volto totalmente di un'altra squadra. Ma lui nella Fiorentina dal primo minuto non c'entrava niente e se si rimane su questa filosofia di gioco d'assetto di squadra, per altri 5 anni lui non c'entra nulla con la Fiorentina. Cioè, potrà fare mezza partita, mezzo tempo. Già dal ritiro di Moena, cui Montella riusciva a fare il ruolo. Però al ritiro di Moena arrivò entusiasta. Ma è una personalità. Arrivava la Serie B, arrivava la Fiorentina. Chi l'ha voluto la Fiorentina? L'ha voluto la Fiorentina sbagliando, facendo un grave errore, perché ha preso un calciatore che non c'entrava niente con le idee tattiche di Montella, probabilmente anche Gomez era uno di questo tipo, che la Fiorentina con i due bassi e veloci davanti faceva benissimo, ha fatto benissimo nella prima parte, nella seconda parte del primo anno di Montella. È stata una valutazione sbagliata, clamorosamente sbagliata, sì, dolorosamente sbagliata. Ricordiamoci che l'acquisto di Gomez fu sposato alla grande da Montella, perché disse che lui voleva una squadra magari meno bella, sì, ma più concreta. Esatto. Per avere una squadra più completa ci voleva il centravanti vero. Certamente. Purtroppo il centravanti vero è arrivato, si è rotto subito, è stato un anno senza allenarsi. Anche lui ha dimostrato poco carattere. Molto sì, poco tedesco, insomma, io... però tornando su Ilicic posso dire una cosa? Certo. Allora, un problema grosso di Ilicic è il carattere. Allora, per quanto lui sia sloveno, no? Di dove? Sloveno. Sì. Sloveno, sembra quasi un sudamericano, cioè è di quelli che si deve sentire nel centro della squadra, coccolato, vezzeggiato, ammirato e rende al meglio. Nella Fiorentina questo non era possibile, anche perché la sua collocazione tattica è stata fasulla sempre, perché per necessità ha giocato anche da prima punta, falso 9, da esterno. Allora lui come collocazione tattica è il centrocampista tipo il primo Mati Fernandez o Borja Valero, che parte da metà campo in progressione, va avanti, ha
tiro e possibilità lo di assist. Progredisce poco perché tanto veloce non è. No, un conto è veloce e un conto è la progressione. Non ho detto che è veloce e rapido. In progressione ha fatto la fortuna del Palermo. In questo ruolo nella Fiorentina non ha mai giocato. Perché c'era Mati Fernandez, perché c'era Borca Valero e quindi la sua... Però Alberto, ti interrompo, ripartiamo da te dopo la pubblicità perché è tassativo. Il finalino tassativo. Bellino, eh. Restate con noi. Va bene, via.